Ciao raga, oggi è arrivata questa vespina qui. Nulla, questa vespina è stato smarrito i documenti, il librettino piccinino, perché c'aveva la targa piccinina. E lui, questo signore, se l'è ritrovata niccapanno. Niccapanno, 10.000. Sì, vabbè, se l'è ritrovata niccapanno. Dopo 20 anni, gli davo un po' una pulita all'incirca. E è un amico, lui fa l'imbianchino, e è un amico di Alessandro. Alessandro è quello, io ho fatto la 50 special che tutti hanno voluto ridire per il nasello e la sella Yankee. Ma queste qui erano vespe anni 80, 80-90 e funzionava così. Sposta la Bavoletto, gamba, sposta eh? la gamba. Sì, cavalletto laterale che si può notare qui. Perché su Instagram tutti mi hanno detto bella la Vespa, bella ragazzi, guardate. Allora, questa quindi è da sabbiare, da rinforzare, perché non è rotta da nessuna parte, c'è solo un tagliettino qui e uno piccinino qui. Vabbè, comunque è solo da sabbiare. Poi se uno la vuole tagliare e ricambiare l'altra parte, questo è un problema suo, non è un problema mio. Qui come vedete l'alluminio, stando in un capanno, ha ribollito e ha sbollato la vernice. Quindi, come tutti hanno detto su Instagram, bella bella bella, la potete notare per benino in queste condizioni. Come qui c'è un tagliettino e qui c'è un altro tagliettino. Queste, vabbè, sono cose della Vespa. Fai fare il giro panoramico e poi posso spiegare che questa, ragazzi, vi dico subito una cosa: tutti diranno bellina sta special, non è una special. La prima cosa che mi entrava con il dubbio a me è il forellino qui e il forellino di qua, quindi c'aveva la scritta in diagonale. Certo, poteva essere sempre una special per la scritta in diagonale, però io ho questo qui. C'è questo foglio, come vedete, identificazione vintage. E questa mi risulta, dai numeri telaio, una Vespa L del 1971 e va dai 73.717 ai 76.612. E questa finisce con 515. Quindi capita proprio in mezzo a questa qui e si arriva sui 1971. 1971, il numero di telaio corrisponde a una 50R. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che le ruote non sono di 10, ma sono di 9, quindi vanno cambiate. Poi basta vedere qua, fagli vedere il mozzo. Si vede il mozzo, sia questo che quello posteriore, anche quello posteriore, che è pick up. Numero di telaio, ce la fa a fargli di qua? Numero di telaio del motore qui sotto pulito, grattato, non c'è nessun numero, non esiste numero. Quindi secondo me questi erano Carter che andavano per la Svizzera, che non richiedevano il numero di telaio. Poi se la sta modificata 100 volte. Qui c'è una botta, la pedana di qua va più che bene. Il serbatoio, un nail suo, è facile riconoscere un nail suo, no? Il serbatoio non è il suo, va bene. Quindi alla denuncia dello smarrimento del libretto, non so nemmeno se parte, se non parte. No, ora mire. Il motore è a posto, c'ha i 75 e parte. Guarda qua. Anche qua c'ha le bolle, quindi questa è una Vespa che va sabbiata. Come ripeto, c'ha la denuncia di smarrimento del librettino,
c'è anche lo scotch, se poi qualcuno perde un pezzo per la strada mentre la porta via ce lo può mettere. E nulla, questa qui io la do via, chi può sapere il prezzo? Il prezzo è molto basso, ragazzi, molto basso, in quanto c'è anche parecchio lavoro da rifare. Chi mi vuole contattare, come ho messo su Instagram, mi manda una mail. Poi il prezzo lo leggete anche su Instagram, tanto c'è anche lì, l'ho messo. Gli adesivi sono originali dell'epoca, vedete quello Polini, quei colori. Vabbè, comunque, come ho detto, questa è una Vespa R e non è una Special. Quindi non fate domande stupide, non fate commenti stupidi, perché ve l'ho spiegato, ho fatto vedere anche dalla tabella lì da dove si riconosce una Vespa. E poi lo dissi anche, basta misurare da qui sotto al manubrio la distanza, d'accordo? Qui, per fare felice Bob Marley, ho detto tra noi Tommaso della Sardegna, c'è il CBA. Che lunedì questo CBA va in Sardegna, fischia, su tante cose da fare. E ho risaldato la sella a Christian. Guardate come sono bravo senza bruciare la sella. Io ho risaldato, la dovrò andare a rimettere. Lì c'è la marmitta e carburatore e la cuffia di quel motore spettacolare della Vespa faro basso, a chi interessa me lo dice. E qui si va avanti con lavori. Ora, se lui la trova da vendere, bene, se no incrocia le mani e mi dice Mire, rifammela, e qui sarà un bel lavoro di restauro. Però come sapete io ci metto passione e amore, quindi verrà un gioiellino, d'accordo? Fuma, ragazzi, fuma. Dice no, qui c'è... qui secondo me c'è troppo da fare. Qui c'è Stautopi. Va bene, ragazzi. Un salutone, un abbraccio da Mire, un ringraziamento sempre speciale alla Titti che mi riprende. Oh! Detto tra noi, speriamo che si licenzia, almeno mi aiuta a me. Fischia, fuma! Vuoi cacciavite? Oh, vuoi cacciavite? Lo vuoi cacciavite? Quasi quasi. Ciao ragazzi!